Buongiorno a tutti amici, oggi mi trovo ad Arfogo Ario Terme in provincia di Brescia, il comune più grande della Val Camonica. Ho dedicato un po' di ore a visitare le aziende che ci sono su questo territorio. La Val Camonica conta quasi 100.000 abitanti, ma è uno dei più grandi esempi di come la deindustrializzazione causata da folli politiche europee abbia impattato sull'Italia. Questa era una valle ad alta presenza industriale, soprattutto piccole e medie aziende, anche microimprese, quindi fino a 10 dipendenti, che erano in grado di operare e portare ricchezza sul territorio. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a una deindustrializzazione, soprattutto nel settore delle forge, che era il settore più forte e caratteristico di questo distretto. Oggi molte aziende hanno chiuso, tantissime sotto la pressione della concorrenza sleale, non solo fuori dall'Unione Europea, ma anche all'interno del mercato unico, hanno preferito delocalizzare per sopravvivere. E oggi, seppur in una di quelle che è tra le province più ricche d'Italia ed Europa, che è quella bresciana, anche qui si vede e si sente l'impatto della crisi. Una crisi che è stata dettata da un modello di sviluppo socio-economico fallimentare che ha portato avanti l'Unione Europea e che ha portato alla deindustrializzazione di grandissime aree del nostro paese, soprattutto e anche nel nord Italia. Il 26 maggio è un'occasione fondamentale per far sì che questo sistema di sviluppo socio-economico basato sulla compressione dei costi interni, quindi dei salari e della capacità di spesa e che punta tutto sulle esportazioni, cambi radicalmente e si concentri di più sulla domanda interna e sulla reindustrializzazione del nostro pianeta. Abbiamo bisogno che il governo e l'Europa creino le condizioni affinché le aziende prosperino sul nostro territorio e affinché venga scoraggiata la delocalizzazione o addirittura poi la chiusura delle nostre imprese. Solo creando lavoro, solo creando le condizioni perché le imprese prosperino, il nostro paese potrà tornare protagonista. Il 26 maggio in Europa si cambia. Un saluto a tutti e ci sentiamo domani.